Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo dei pro e dei contro nel lavorare qui in Islanda. Cominciamo quindi con una breve introduzione sull'Islanda. L'Islanda è un'isola situata nell'Oceano Atlantico, famosa per i suoi paesaggi mozzafiato, i geyser, i canyon, le cascate e soprattutto le aurore boreali che però sono visibili solo da ottobre fino a maggio. Iniziamo quindi con i pro. L'Islanda è uno dei paesi con la migliore qualità della vita. Infatti c'è un bassissimo tasso di criminalità. L'Islanda è uno dei paesi più sicuri al mondo, secondo le ultime statistiche. C'è un alto livello di benessere e un alto sistema di welfare. Natura e paesaggi. Vivere in Islanda significa avere a che fare con la bellezza della natura che vi circonda, quindi con paesaggi davvero assurdi, con cascate stupende e soprattutto uno dei pro è proprio che nei tuoi giorni liberi potrai approfittare del tuo tempo per visitare questi magnifici luoghi. Poi c'è il bilanciamento tra vita e lavoro. Gli islandesi danno molta importanza a questo bilanciamento e infatti cercano di fare in una settimana 3 giorni di lavoro, 2 giorni di off, poi 2 giorni di lavoro, 3 giorni off. Oppure in una settimana 5 giorni di fila e poi 3 giorni off. Gli orari di lavoro sono tendenzialmente ragionevoli, vanno dalle 6 alle 8 ore giornaliere fino a un massimo di 40 ore settimanali. Ah, comunque io adesso noi ci troviamo in questo bellissimo cottage perché stiamo facendo un tour nel sud dell'Islanda e stiamo andando a vedere un posto che manco io che sono venuto qua 16 volte ho mai visto. Davvero assurdo e fuori di testa che. Mi raccomando di seguire e quindi iscrivervi al canale perché sarà il prossimo contenuto. Un altro pro considerevole sono le opportunità di carriera. L'Islanda infatti ha un'economia in crescita, con grandi opportunità nel settore del turismo, dell'IT, della pesca e dell'energia rinnovabile. Ma bisogna parlare anche della cultura accogliente. Lo so meglio che potete pensare che l'Islanda è un paese nel nord e quindi erroneamente penserete che le persone sono molto fredde. Tutt'altro, gli islandesi sono noti per essere aperti e accoglienti, soprattutto con gli stranieri e con i turisti. Ovviamente ci sono delle eccezioni, però mi sono ricreduto pure io quando sono venuto a vivere qua e devo dire che gli islandesi sono davvero, davvero uno dei popoli più aperti al mondo. Ma iniziamo quindi a parlare dei contro, probabilmente è la cosa principale che interessa a chi come voi vorrebbe trasferirsi qui in Islanda. Il primo in assoluto è il costo della vita. Si sa che l'Islanda è abbastanza costosa, infatti è uno dei paesi più costosi in Europa. Diciamo che però non è tra le più costose. Infatti tra i paesi più costosi c'è sicuramente la Norvegia, la Danimarca, la Finlandia. L'Islanda tra i paesi nordici è diciamo la meno costosa prima della Svezia. Appunto, il costo della vita, come dicevo anche nell'altro video, lavorare in Islanda, mi sono andato a vedere su Google che una persona singola circa spende 1000 euro al mese, una famiglia di 4 persone 4000 euro al mese. Quindi poi rapportati agli stipendi medi, diciamo che vivere qui è un buon affare. Pensate di volervi trasferire in Islanda, è un aspetto da tenere bene in considerazione. Infatti voglio qui l'inverno è molto rigido. L'estate è molto luminosa. Beh, però questo aspetto diciamo che c'ha sempre un lato positivo, ossia l'inverno c'è più possibilità di vedere l'aurora boreale e d'estate c'è più tempo per approfittare appunto di posti assurdi da vedere. Ma soprattutto non ci scordiamo della bellezza del sole a mezzanotte, che alle 11:30 a mezzanotte vedi proprio la palla di sole rossa nel cielo, che è una cosa assurda. Isolamento geografico è sicuramente un contro, perché qui viviamo in un'isola e quindi tutto quello che arriva è esportato e ha dei costi maggiori, soprattutto se parliamo di cibo, ma anche per quanto riguarda lo shopping, ad esempio i vestiti, oppure ora siamo in una casa, per esempio i mobili, qualsiasi cosa che di esportazione ci va aggiunta poi un costo maggiore di dogana e spese di spedizione. Lavorativamente parlando, poi qui il mercato del lavoro è competitivo, soprattutto vicino alla capitale Reykjavik. Per chi sta pensando di trasferirsi in Islanda, è bene saper parlare anche un po' di islandese se vuoi essere competitivo con gli altri. Però avere una buona conoscenza dell'inglese è la base,
per poter lavorare e vivere bene in Islanda. Veniamo quindi a dei consigli pratici per chi volesse trasferirsi qui in Islanda. Imparare la lingua, l'inglese è fondamentale. Poi, se volete imparare l'islandese, che è molto difficile, almeno cercate di imparare le basi, come ad esempio grazie mille, buongiorno, ciao, come stai, sto bene, tu come stai? Questo renderà gli islandesi sicuramente felicissimi. Prepararsi al clima, assicuratevi di avere un guardaroba adatto al clima islandese con vestiti caldi e impermeabili. Gestite le aspettative, quindi fate prima una ricerca sui costi della vita effettivi e preparatevi di conseguenza un budget per venire qua magari un mesetto, cercare lavoro e quindi poter affrontare le spese di conseguenza. Ma quali sono i lavori più gettonati e più facili da trovare qui in Islanda? Allora, sicuramente al primo posto c'è il settore dell'ospitalità, subito dopo nell'industria del pesce. Questi sono i lavori dove è più facile essere presi. E non vi preoccupate tanto per l'inglese perché se ad esempio non avete una buona conoscenza della lingua, potrete magari cercare lavoro nell'housekeeping, dove non siete tanto a rapporto con il pubblico e intanto potrete sicuramente apprendere meglio l'inglese e quindi farvi strada con una carriera, magari aspirando a qualcosa di più. Per quanto si guadagna, vi lascio qui la scheda per il mio video che ho fatto l'altra volta. Per cercare lavoro vi consiglio, come ho già detto, la piattaforma Alfred, scaricabile sia da iOS che da Android. Per poter lavorare c'è bisogno poi del Kennitala, che è un numero identificativo che vi mette in regola con il governo islandese. Se ne volete sapere più, vi lascio qui il link in descrizione. Non so se mettere questa cosa tra i pro e i contro, sono i costi della spesa per quanto riguarda il cibo, poiché non l'ho trovata molto costosa rispetto all'Italia. Sarà che in Italia adesso i prezzi sono aumentati per fare la spesa, quindi ho fatto un video a riguardo, vi lascio qui il link in descrizione, giudicate stesso voi. Sappiate che però che i supermercati meno costosi, quindi più accessibili, sono sicuramente il Bonus e il Cronan. Il Bonus è il mio preferito in assoluto. Sicuramente tra i pro nel lavorare in Islanda c'è la natura, quindi nei tuoi giorni off potrai esplorare l'Islanda, vedere paesaggi mozzafiato, posti che sono davvero assurdi, fuori di testa, geyser, cascate, canyon, scogliere, cioè l'aurora boreale ovviamente è solo da ottobre a maggio, cioè voglio davvero fuori di testa. Ovviamente dipende dal luogo. Se voi venite a lavorare in Islanda è perché siete amanti del trekking, della natura, dell'hiking. Se invece andate a lavorare per esempio a New York, come dice Piero Armenti, è perché cercate connessioni più importanti, amicizie che possono cambiarvi la vita in un secondo. Un pro che per esempio adesso mi è venuto in mente è la libertà economica che lavorare in un posto dove si guadagna bene come l'Islanda può darti. Appunto, puoi uscire, andare a cena, puoi mettere dei soldi da parte per il tuo futuro e non sentirti in colpa perché stai guadagnando poco e arrivi davvero a fine mese con l'acqua alla gola. Ovviamente poi, come tanti luoghi, anche qui esistono solo i lavori stagionali. Se volete venire a farvi solo una stagione per provare, potete comunque trovare un lavoro per 3-4 mesi, sia d'estate che d'inverno. Io vi consiglio l'estate anche perché così avrete più tempo per visitare l'Islanda e più ore di luce, però c'è il fatto che l'aurora boreale, però magari se restate fino a settembre l'aurora boreale la potete vedere. Ok, poi per quanto riguarda gli affitti sappiate che se volete cercare un lavoro a Reykjavik, che è la capitale, sarà molto difficile trovare poi un alloggio, soprattutto che non sia costoso. Perché gli affitti a Reykjavik centro sono molto alti, si parla di 1500-2000 euro al mese. Invece, se decidete di non lavorare a Reykjavik centro, ma magari a un'ora, 2 ore dalla capitale, oppure persino in campagna o in altri posti, il vostro datore di lavoro vi offrirà poi un alloggio in cambio di una piccola tips, cioè di 200-300 euro al mese. Quindi sta a voi, ovviamente c'è da considerare che a Reykjavik la vita è un po' più movimentata, ci sono più persone, c'è più movimento, ecco. Invece nella campagna o 1 o 2 ore da Reykjavik c'è più tranquillità. Dipende sempre da quello che voi state cercando, appunto come vi ho detto,
Lavorare in Islanda è una questione di approfittare delle bellezze naturali che sono qui e non della connessione con le persone, come potrete ottenere magari a New York o in altri posti nel mondo. Ok, spero che questa panoramica sui pro e sui contro nel vivere in Islanda vi sia piaciuta. Se avete qualcosa da condividere o se avete altre domande, scrivetemele qui nei commenti. Mi raccomando, like e iscriviti al canale. Noi ci vediamo con la prossima avventura. Ciao, io. Ah, e poi tra i pro assolutamente da apprezzare in Islanda, mi sono appena ricordato che non c'è bisogno di comprare acqua potabile. Infatti l'acqua è buona, è fresca e potabile direttamente dal ghiacciaio in ogni rubinetto in Islanda. E questa cosa fa risparmiare un sacco di soldi, inquinamento perché non compri bottiglie di plastica, ed è una cosa super apprezzata perché la mattina ti svegli, rubinetto e vai a riempire l'acqua.